Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Martedì scorso è venuto a mancare un gigante della letteratura del secolo scorso e direi che non posso non parlarne. Oggi parliamo di Milan Kundera e del suo romanzo più famoso, cioè L'insostenibile leggerezza dell'essere. Ma prima, come sempre, sigla. Milan Kundera è nato a Brno, nella vecchia Cecoslovacchia, oggi sarebbe nella Repubblica Ceca, nel 1929, un decennio dopo il crollo dell'impero asburgico, dopo la Prima Guerra Mondiale e un decennio prima della conquista nazista che segnava di fatto l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Suo padre era un musicologo e pianista che gli insegnò a suonare e lo aiutò anche a scoprire nella musica quella che Kundera avrebbe poi definito la sua prima grande rivelazione artistica. Alla scuola secondaria, durante l'occupazione nazista, Kundera fu costretto a imparare il tedesco, ma per protesta studiò segretamente il russo e iniziò a tradurre e scrivere poesie. Nel 1945 i cechi accolsero i soldati dell'Armata Rossa come liberatori e, come molti giovani all'epoca, Kundera si unì con entusiasmo al Partito Comunista. Il comunismo mi ha affascinato, ha osservato Kundera, proprio come Stravinsky, Picasso e il surrealismo. Prometteva una grande, miracolosa metamorfosi, un mondo totalmente nuovo e diverso. Kundera alla fine avrebbe scoperto che mentre la Cecoslovacchia veniva assorbita nel blocco sovietico, lo Stato aveva poca pazienza per l'individualismo, la libertà e l'anticonformismo che chiedeva come scrittore d'avanguardia. Studiando cinema alla Prague Film and Music School, sarebbe stato espulso per mancanza di serietà e pensieri ostili. Lavorando come operaio e musicista jazz occasionale negli anni 50, Kundera pubblicò il suo primo libro di poesie nel 53 e un secondo nel 55, prima di essere reintegrato dal Partito Comunista e tornare alla sua ex scuola come insegnante di letteratura. Dopo un terzo volume di poesie nel 57, Kundera abbandonò la poesia per il dramma, la finzione e la teoria letteraria soprattutto. Durante gli anni 60, la sua prima opera teatrale sui giovani studenti idealisti in Cecoslovacchia durante l'occupazione nazista fu rappresentata in 14 paesi, inclusi Stati Uniti e Gran Bretagna. Ha pubblicato 3 volumi di racconti, collettivamente intitolati Amori ridicoli. Il suo primo romanzo, Lo scherzo, del 1967, ha attinto alla propria esperienza, mostrando la vita del suo protagonista trasformata quando le autorità reagiscono alla sua parodia degli slogan marxisti. Durante la primavera di Praga del 68, il romanzo, che inizialmente il suo editore considerò diametralmente opposto all'ideologia ufficiale, divenne invece un enorme successo popolare. Con l'invasione russa e la repressione del dissenso nello stesso anno, Kundera fu nuovamente espulso dal partito e licenziato dalla sua posizione di insegnante. I suoi libri furono banditi e perse la capacità di pubblicare. Nel 75, tuttavia, a Kundera fu permesso di viaggiare fuori dalla Cecoslovacchia per accettare un posto di insegnante presso l'Università francese di Rennes. Nel 79 Kundera pubblicò il libro Del riso e dell'oblio, un romanzo in parte fiaba, in parte critica letteraria, in parte trattato politico, in parte musicologia e in parte autobiografia. Il governo cecoslovacco rispose revocandogli la cittadinanza. Nell'80 Kundera accettò una cattedra presso l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Parigi, dove ha vissuto tra l'altro fino alla morte, avvenuta come dicevamo lo scorso martedì. L'insostenibile leggerezza dell'essere, pubblicato nel 1982 con successo mondiale nel caratteristico stile di Kundera, combina una storia d'amore, un commento politico e un'esplorazione estetica con una meditazione sui paradossi dell'esistenza umana. Il romanzo si apre con una considerazione del concetto di eterno ritorno di Nietzsche e ripreso poi più tardi da Dunitsky. Se la vita è solo una sequenza di eventi transitori, allora tutto diventa un'ombra e che fosse orribile o sublime, tutto questo non significa nulla. Se invece ogni atto e momento sono visti come ricorrente all'infinito, tutto diventa una massa solida
vita permanentemente sporgente. Nel mondo dell'eterno ritorno, il peso di una responsabilità insopportabile grava su ogni mossa che facciamo, offrendo due diverse concezioni dell'esistenza, transitoria o eternamente presente, leggerezza o peso. Kundera chiede cosa dovremmo scegliere. Se la leggerezza libera innalza l'uomo, ma i suoi movimenti diventano insignificanti, con l'eterno ritorno la responsabilità ci schiaccia. Questa dicotomia centrale tra leggerezza o peso nel romanzo è incarnata dai temperamenti dei suoi quattro personaggi centrali, cioè Thomas, un chirurgo praghese, Teresa, sua moglie, Sabina, una delle sue amanti, e Franz, un professore svizzero che ha una relazione con Sabina. È ambientato prima, durante e dopo l'invasione sovietica del 68. All'inizio delle sette sezioni del romanzo, Kundera presenta Thomas e Teresa incarnando il concetto di leggerezza. Thomas ha stretto una serie di innumerevoli amicizie erotiche con altre donne, tuttavia si ritrova ad innamorarsi di Teresa, che rappresenta il principio opposto di peso e responsabilità. Unendosi, ognuno comincia a sperimentare l'attrazione e la repulsione della condizione opposta dell'altro, Thomas il peso e Teresa la leggerezza. Thomas tuttavia continua la sua ricerca compulsiva delle donne, che Teresa accetta come il fardello che deve sopportare per rivendicare il suo amore. Sabina, l'amante abituale di Thomas, un'altra personificazione della leggerezza, il cui rifiuto di impegni e responsabilità la porterà ad abbandonare i suoi amanti e il suo paese, aiuta Teresa a trovare una direzione come fotografa, e Teresa gode di uno scopo nella sua vita documentando l'invasione sovietica. Sabina invece emigra in Svizzera, a Ginevra, seguita poi da Teresa e Thomas, a cui viene assegnato un posto in un ospedale di Zurigo. Dopo diversi mesi Teresa viene a sapere che Thomas vede ancora Sabina e torna a Praga. In pochi giorni Thomas la segue, sperimentando proprio quell'insostenibile leggerezza dell'essere che dà il titolo al romanzo. La seconda sezione racconta la loro storia dal punto di vista di Teresa, completando i dettagli del suo background familiare che spiegano il suo bisogno nel suo amore per Thomas e i suoi sogni inquietanti su di lui. La terza sezione si concentra su Sabina e sulla sua relazione con Franz, che come Teresa è una figura invece di peso e responsabilità, attratta dal suo opposto, per l'appunto in Sabina. Dopo aver cercato di bilanciare il suo rapporto con la moglie e la sua relazione con Sabina, Franz decide di lasciare la moglie, ma dopo averlo detto a Sabina arriva a casa sua e scopre che se n'è andata. A Parigi Sabina riceve una lettera che la informa che Thomas e Teresa sono rimasti uccisi in un incidente stradale. Io vi sto dicendo la trama perché in realtà non è fondamentale la trama nel romanzo di Kundera, dopo lo spiegheremo un attimo meglio. La quarta e quinta sezione tornano alla vita di Thomas e Teresa a Praga dopo il loro ritorno. Quando Thomas si rifiuta di firmare una ritrattazione per un articolo che aveva precedentemente pubblicato in modo critico nei confronti delle autorità sovietiche e che ora è considerato sovversivo, perde il lavoro di chirurgo e lavora come lavavetri. Teresa si occupa del bar, ironia della sorte, entrambi apprendono che quando credono di agire per opporsi al regime, in realtà lo stanno aiutando. Teresa scopre che le sue fotografie dell'invasione vengono utilizzate dalla polizia segreta per identificare i dissidenti. Thomas, rifiutandosi di identificare l'editore del suo articolo, mente sul suo aspetto e coinvolge inconsapevolmente un altro editore che assomiglia alla descrizione da lui inventata. Per capire l'appetito di Thomas per il sesso extraconiugale, Teresa fa sesso con un uomo del bar che apprende potrebbe essere parte di un complotto di ricatto della polizia segreta. La coppia risponde all'ansia crescente sotto il governo ceco, trasferendosi da Praga in una fattoria collettiva nel paese dove Thomas lavora come camionista e Teresa come mandriana. Le due sezioni finali risolvono tutte e quattro le storie dei protagonisti, fornendo contesti aggiuntivi per comprendere le diverse attrazioni e i limiti della leggerezza e del peso. Qui l'impegno di Sabina per la leggerezza è presentato positivamente, la sua difesa della leggerezza assume una dimensione politica, il suo rifiuto dell'impegno e delle responsabilità tuttavia raggiunge un vicolo cieco nichilista. Nel caso di Franza la responsabilità è altrettanto futile. In viaggio in Thailandia per protestare contro la violazione dei diritti umani in Cambogia, Franz viene ucciso senza senso da dei rapinatori. In entrambi i casi, né la leggerezza di Sabina né il peso dell'impegno e della responsabilità di Franz offrono molta consolazione. Al contrario, il romanzo si conclude con Thomas e Teresa riconciliati tra loro e la condizione di esistenza contraria che ha causato loro tanta angoscia e infelicità. Thomas ammette che essere fedele a Teresa mentre viveva in campagna è stato il periodo più felice della sua vita. Il romanzo quindi si chiude su una nota di mutuo riconoscimento e accettazione del fascino della condizione
posizione dell'altro, la leggerezza si compenetra al peso, la coppia danza in un'immagine conclusiva del movimento, musica e armonia, mentre il dibattito di Kundera si conclude in modo precario perché il lettore conosce già il destino della coppia. Come il ballo finale di Thomas e Teresa, l'insostenibile leggerezza dell'essere è un brillante atto di coreografia intellettuale che mette in moto una storia umana avvincente, che è anche una meditazione provocatoria sul significato dell'esistenza, del destino umano e del desiderio. Milan Kundera, nella sua raccolta di saggi critici intitolata L'arte del romanzo del 1988, offre una definizione del romanzo come una meditazione sull'esistenza vista attraverso il mezzo di personaggi immaginari. Nell'analisi di Kundera, i romanzi europei, a cominciare da Cervantes, scoprono le varie dimensioni dell'esistenza nella natura dell'avventura, appunto in Cervantes, quello che accade dentro nei racconti di Richardson, il radicamento dell'uomo nella storia in quelli di Balzac, la terra prima incognita del quotidiano nei racconti di Flaubert, l'impatto dell'irrazionale sul comportamento umano, chiamiamo in causa Tolstoi, la forza del presente e del passato, qua Joyce e Proust rispettivamente, e il ruolo del mito antico nel plasmare l'azione presente, qui direi che ci sta benissimo un Thomas Mann. Sotto la pressione della Grande Guerra, che squilibrava per sempre un'Europa indebolita, gli scrittori, in particolare Kafka, Hasek, Musil e Brock, paradossi terminali dell'età moderna, secondo Kundera, in questi tutte le categorie esistenziali hanno improvvisamente cambiato significato. Cos'è l'avventura se la libertà di azione di K nel romanzo di Kafka è completamente illusoria? Cos'è il futuro se gli intellettuali dell'uomo senza qualità non hanno il minimo sentore della guerra che il giorno dopo spazzerà via le loro vite? Che cos'è il crimine se l'Huguenot di Brock non solo non si pente, ma addirittura dimentica l'assassinio che ha commesso? E se l'unico grande romanzo fumetti dell'epoca, Schweik di Hasek, usa la guerra come ambientazione, che fine ha fatto il fumetto? Dov'è la differenza tra pubblico e privato se K, anche a letto con una donna, non è mai senza i due emissari che lo seguono ovunque? E in quel caso cos'è la solitudine? Un peso, una miseria, una maledizione, come qualcuno vorrebbe farci credere, o al contrario un valore prezioso in procinto di essere schiacciato dall'onnipresente collettività? Con queste domande, ancora senza risposta, Kundera rifiuta l'idea che il romanzo abbia già estratto tutte le sue possibilità, tutte le sue conoscenze e tutte le sue forme, e identifica i quattro continui appelli del romanzo, cioè il fascino del gioco, il fascino del sogno, il richiamo del pensiero e il richiamo del tempo. Questi appelli provengono dall'opera più nota di Kundera, quell'insostenibile leggerezza dell'essere di cui abbiamo parlato poco fa, una radicale riappropriazione delle possibilità intellettuali ed emotive del romanzo che sfida l'imperativo della verosimiglianza, offrendo un senso alternativo di possibilità tematiche e strutturali conformi a quello che Kundera chiamerà in seguito il romanzo come dibattito. Nella gestione delle convenzioni del romanzo da parte di Kundera, le idee dominano sulla trama e sulla psicologia, accennavamo nella seconda parte, orchestrate come nella musica attraverso il contrappunto e la variazione. La cronologia e la coerenza narrativa vengono violate, mentre Kundera insiste nel richiamare l'attenzione sul processo compositivo stesso e sulla continua lotta per riflettere la vita attraverso il linguaggio. Milan Kundera resterà per me, innanzitutto mi scuso perché questa puntata probabilmente è stata un po' più pesante rispetto a quelle che facciamo di solito per le tematiche, per anche un po' per la costruzione linguistica, però quando si parla di uno scrittore come Kundera non è come parlare di letteratura d'evasione, anche se sappiamo bene che la letteratura d'evasione in realtà nasconde significati molto profondi e anzi ha il pregio di usare archetipi consolidati per creare esattamente quello che si vuole esprimere. Kundera invece ha proprio ribaltato completamente il romanzo, facendolo entrare nell'età moderna, facendolo entrare nel gioco di cronologie, quello che poi vediamo tranquillamente in Tarantino, in Pulp Fiction per esempio. È lui che ha cominciato questo tipo di disgregazione per poi ricomporre il tutto. Milan Kundera resta per me e per altri milioni di lettori un riferimento importante per capire che la letteratura è uno dei migliori mezzi per veicolare idee con un grado di profondità a cui altri media, per forza di cose, non possono arrivare.